come annunciato nei giorni scorsi, ha riaperto questa mattina l'ingresso di via Cimarosa del Parco della Floridiana. Pur essendo il polmone verde del Vomero di proprietà della sovrintendenza, il Comune di Napoli si è fatto carico di provvedere agli interventi necessari per consentirne la fruizione da parte dei cittadini. Siamo molto contenti perché siamo riusciti a riaprirla e anzi siamo dispiaciuti del fatto che è stata c'è avuta anche qualche forzatura e anche qualche polemica che si poteva evitare, perché avendo fatto i lavori come amministrazione comunale in sostituzione della sovrintendenza che non aveva le risorse per poterlo fare, insomma avremmo gradito aprirla già prima del 25 aprile. Comunque l'importante è che oggi siamo qui, il passo successivo sarà quello di una convenzione per riavere noi come amministrazione comunale la gestione di questo parco che è importante dal punto di vista paesaggistico, ambientale. È un parco non solo del Vomero, della città di Napoli e non solo, perché qui ci sono molti turisti che arrivano per visitare le bellezze museali ma anche le bellezze paesaggistiche di questo parco. Oltre ai lavori di potatura delle essenze arboree e alla messa in sicurezza del viale centrale di quelli che conducono al museo, l'amministrazione comunale ha eseguito anche gli ultimi lavori di manutenzione ordinaria del casotto della vigilanza. La municipalità farà la propria parte, perché noi vogliamo che questo tessuto, questo polmone di verde del Vomero sia sempre di più a disposizione dei cittadini, fino al Belvedere. Questo deve essere il prossimo obiettivo, conquistare la passeggiata fino a Belvedere e garantire a tutti quanti noi di godere della vista più bella, io dico, del mondo.